Ieri c'è stato lo sciopero dei medici, scioperavano contro i tagli nei confronti della sanità e anche il blocco del turnover. Come Presidente della Commissione Sanità del Consiglio, un suo commento su questo? Hanno perfettamente ragione, questo è l'unico vero grande commento che posso fare, almeno dalla Regione Lombardia. La mia solidarietà a questi colleghi, perché medico sono anch'io, è assoluta ed è totale. I tagli lineari alla sanità che hanno colpito la nostra regione, come altre regioni virtuose, non sono assolutamente logici, non sono sostenibili. Se da qualche parte d'Italia c'è del grasso che cola e c'è del nullafacentismo diffuso in ambito sanitario, purtroppo lo sappiamo essere assolutamente vero. In Regione Lombardia, ormai le nostre strutture sono con l'acqua alla gola proprio per la carenza del personale, per l'impossibilità di sostituire il personale e per quanto riguarda i medici ospedalieri non mi stancherò mai di ripetere che la situazione è paradossale perché è l'unica categoria al mondo che negli ultimi 10 anni non ha perso stipendio come valore economico ma come valore assoluto. Gente che guadagnava 10 anni fa 3.200 euro, oggi ne guadagna 2.900, non è assolutamente plausibile da nessuna parte del mondo, fanno bene a protestare. Nella nostra legge di riforma sanitaria c'è la stabilizzazione assoluta di tutto il precariato nel mondo sanitario, perché vuol dire che serve, e soprattutto c'è un aumento stipendiale, un aumento di responsabilità sanitaria da riportare al centro del sistema nei confronti di un sistema oppressivo amministrativo che non può più stare in piedi in sanità. Ecco, un'ultima osservazione, prendendo spunto anche dal titolo di oggi della Padania, in 10 anni dal nord al sud 74 miliardi, insomma questa è sempre l'occasione anche per riflettere su alcune disparità, e questo si fa riferimento in particolare allo studio del gruppo Veneto, del consigliere Veneto. Questa purtroppo è l'ennesima occasione, stavolta è stata quantificata dal punto di vista numerico, ma è l'ennesima occasione per risottolineare che i 21 sistemi sanitari regionali non fanno un unico sistema sanitario, andiamo dall'eccellenza veneta, dall'eccellenza lombarda ai disastri di tutta una serie di altre regioni. È ora di finirla, noi non dobbiamo più continuare a pagare il disservizio di altri, lo ha detto anche il Presidente Maroni. Se sarà necessario, faremo anche noi gli spreconi, tratterremo anche noi le risorse, perché prima di tutto dobbiamo dare dei servizi ai nostri cittadini e non contribuire al disservizio di altri. Il problema vero è che quanto possiamo fare a livello regionale è questo, quello che dovrebbero fare è svegliarsi a livello ministeriale. Io ho apprezzato molto le parole della ministra Lorenzin, che ha ripetuto in ben 4 occasioni diverse in questi ultimi 2 mesi, ovvero sia di ridare seguito ai costi standard, che però alle parole faccia seguire i fatti, perché adesso non se ne può più.